Ben trovati a tutti i nostri telespettatori, altro appuntamento con Blog TV, altro ospite che oggi è venuto a trovarci, lo saluto subito, l'onorevole Giuseppe Berretta del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, ben trovato. Grazie. Buone notizie, diciamo con buone notizie iniziamo questa trasmissione, soprattutto la soddisfazione per lei delle primarie del 30 dicembre. Le primarie che il centro-sinistra ha voluto fare, in particolare Partito Democratico e SEL, per la candidatura dei nostri parlamentari. Ecco, lei è arrivato primo su tutti. Beh, intanto partiamo dal fatto che fare le primarie il 30 dicembre è stata una grande sfida. Di domenica. Esatto, di domenica, una fase, un momento particolarissimo. Domani, in questi giorni, si chiuderanno le liste nazionali. È stata una sfida vinta perché sicuramente c'è stata una grande partecipazione, una partecipazione importante, è stato un modo per tentare di supplire a un limite gravissimo di questa legge elettorale che non consente di esprimere il consenso per i parlamentari, da sol modo di scegliere il partito e attraverso il partito inevitabilmente anche il candidato premier che si predilige. Quindi il Partito Democratico, preoccupato di questa carenza e anche preoccupato del fatto che nonostante tutti gli sforzi non si sia riusciti a cambiare legge elettorale, ha introdotto questo meccanismo di partecipazione. E questo meccanismo di partecipazione, per quanto riguarda specificamente la provincia di Catania, ci ha dato modo di verificare anche il grado di consenso di alcuni soggetti. Diciamo, io mi sono candidato io, si è candidato Giovanni Burtone, si è candidato Giovanni Barbagallo, si sono candidate Luisa Albanella, Amanda Catania, Tania Spitaleri e Marilena Samperi, e il risultato è stato un risultato significativo per gli uomini e per le donne. In particolare in questo caso mi è stato dato un mandato importante, essendo stato il più votato in assoluto a livello provinciale ed in particolare con un risultato molto rilevante nella città di Catania. Lei ha detto che è stata anche buona l'affluenza, secondo me un po' bassina, cioè nel senso che è motivata dalle delle festività, motivata dalla domenica, e potevano andare anche più in più a votare, però nonostante questo, se guardiamo solo a Catania, metà, esattamente metà dei catanesi hanno votato lei, gli altri voti sono stati distribuiti tra gli altri candidati. Questo la fa ben sperare anche in vista di altre primarie, quelle magari per il comune di Catania, dove lei ha detto che vorrebbe partecipare. No, allora intanto partiamo dal fatto che le primarie per i parlamentari è la prima volta che si faceva. Cioè, una cosa è essere chiamati a scegliere tra Bersani e Renzi, altro è essere chiamati a scegliere per i parlamentari. E il dato del 50% tiene dentro anche gli elettori di SEL, perché diciamo, chi ha votato per SEL era computato in quel calcolo, quindi siamo andati oltre il 50%. In altre parti d'Italia la percentuale è stata anche molto molto più bassa, per cui il dato catanese non è un dato assolutamente da trascurare, un dato rilevante, positivo. Certo, per me questa è stata un'ulteriore spinta, cioè io da quando ho intrapreso questo percorso politico, ormai è passato qualche anno, ho sempre pensato che l'obiettivo principale, l'impegno prioritario fosse quello sulla città di Catania. Il fatto che in sede di primarie per i parlamentari mi arrivi un sostegno così rilevante da parte dei cittadini di Catania mi spinge ulteriormente, in verità diciamo, la convinzione non è che mi mancasse, mi spinge ulteriormente a chiedere che le forze politiche del centro-sinistra anche nella realtà di Catania intraprendano il percorso delle primarie e poi a manifestare ancora una volta la mia disponibilità, non soltanto la mia disponibilità, la mia voglia di parteciparvi. Credo che per come si stiano mettendo le cose, anche a Catania noi abbiamo ottime possibilità per competere, per vincere il comune e per tentare di intraprendere un percorso diverso nella nostra realtà. Io ho letto una sua dichiarazione a caldo nel dopo primarie, lei ha detto che era contento del risultato ottenuto, ma se dovesse candidarsi per Catania sceglierebbe Catania alla fine. Sì, ma io non, ho visto che c'è stata anche qualche polemica, ma perché ti candidi? Intanto perché diciamo, ci sono una serie di scadenze. Noi abbiamo fatto un percorso che è un percorso appunto di regionali nelle quali c'è stata una fortissima competizione, peraltro vinta dal centro-sinistra. Ora ci sono le elezioni politiche, è importante che a livello nazionale arrivi un governo di centrosinistra che sia attento ai bisogni del Mezzogiorno e che quindi dal Mezzogiorno arrivi un segnale
diverso rispetto a quello che c'è stato nelle ultime elezioni, con una delega a Berlusconi, al PDL, che è stata poi utilizzata molto molto malamente. Dopodiché, a distanza di qualche mese, ci saranno le amministrative. Il fatto di essere parlamentare della Repubblica mi renderà più forte nel rapporto con il mio partito, nel rapporto col centrosinistra, nel rapporto con il governo nazionale. È chiaro che se i catanesi mi scegliessero come sindaco, io non avrei un minuto di perplessità, anzi, cioè io nel momento in cui mi candido do già per scontato che sono prontissimo a rinunziare al ruolo di parlamentare, alla si chiama poltrona romana, per quello che la si definisce così. Non avrei nessun tipo di perplessità, perché per me, ripeto, Catania è la priorità da tutti i punti di vista. Lo è stato sempre, a maggior ragione lo sarebbe nel momento in cui potessi esercitare il ruolo di sindaco. Quando